Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a preparare la Nutella fatta in casa. Una nuova ricetta, vi ricordate avevo fatto prima una ricetta sul mio canale, purtroppo c'erano dei problemi di musica di sottofondo e quindi abbiamo dovuto cancellarla. E allora la rifacciamo, perché basta non mettergli quel tipo di musica e la rifacciamo. Però andiamo a rifarla un po' meglio, ok? Andiamo a vedere quali sono alcune cose che possiamo fare per renderla ancora più buona, ancora più sfiziosa. Vabbè, la base della ricetta è sempre la stessa. E allora, adesso vi metto una slide dove prenderete nota di tutti gli ingredienti che ci servono. E mi fermo un attimino adesso a dirvi due cosettine, due piccoli dettagli. Allora, la prima è che le nocciole devono essere di ottima qualità, le nocciole che andiamo a utilizzare, e devono essere tostate, ok? Pelate e tostate, devono essere molto buone. Se la nocciola non è tostata, non è molto buona, non riusciremo a creare questo tipo di crema così buona, così spettacolare. La seconda cosa, il tipo di cioccolato che andiamo a utilizzare. Voi potete utilizzare cioccolato che volete, quindi cioccolato al latte, potete fare un misto, così come vado a fare io oggi. Vi dico adesso quale dosi del cioccolato. In totale devono essere 300 g di cioccolato per questa preparazione. Io ne andrò a utilizzare 250 di grammi al latte e 50 g di cioccolato fondente, quello bello nero, ok, in modo che così viene anche a livello di colore viene proprio uguale. Un ultimo dettaglio importante, latte, ok? Il latte, dato che noi andiamo a fare una cottura, perché a bagnomaria per 20 minuti, lo vedrete dopo, in realtà problemi non ce ne sono per quanto riguarda la conservazione, anche perché il cioccolato fondamentalmente è composto circa al 50% di burro di cacao, che è un grasso. I grassi sono, oli e grassi sono delle conserve naturali, quindi problemi non ce ne sono. Poi nella cottura l'acqua del latte evapora e rimane, è come se noi mettessimo latte in polvere. Possiamo utilizzare un latte differente, quindi latte di mandorla per esempio, certo, va benissimo, potete utilizzarlo tranquillamente, vi verrà fuori un prodotto ovviamente con un sapore un pochino diverso, ma assolutamente sì. Anche il latte d'avena è molto utile. Un giorno vi farò vedere anche una ricetta come fare per farlo il latte d'avena, che è una cosa davvero molto buona e spettacolare. Bene, allora prendete nota degli ingredienti, sono pochi, e cominciamo subito la nostra preparazione. Per cominciare mettiamo dentro il mixer lo zucchero di canna e le nocciole, quindi chiudiamo e tritiamo bene fino a che non si sarà formata una crema. Un ingrediente opzionale che non vi ho indicato nelle porzioni di prima è l'olio di nocciole, difficile da trovare e poi anche molto caro. Se volete potete metterlo, ma io l'ho fatta sia con che senza. In questo caso io ce l'ho, glielo metto un pochino, ma vi posso garantire che si può fare anche tranquillamente senza. L'unica differenza riguarda il fatto che alla fine vi rimarrà per più tempo elastica, diciamo, la Nutella. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. A questo punto aggiungiamo il latte, un pochino di latte, non tutto insieme, e alterniamo un po' di latte con dei pezzettini di cioccolato, un po' di latte con dei pezzettini di cioccolato, e continuiamo a frullare fino a che non abbiamo assolutamente terminato questi ingredienti. Una volta che si sono legati tutti gli ingredienti, continuiamo a mescolare per altri 2-3 minuti fino a che non ci accorgiamo che lo zucchero si è completamente sciolto. A questo punto travasiamo il composto dentro un pentolino e ci prepariamo per quella che sarà la cottura che andremo a fare a bagnomaria. Per 20 minuti. Allora, una delle cose importanti da evitare è quello di quando facciamo a bagnomaria col cioccolato di far andare dell'acqua dentro, quindi anche le gocce d'acqua rischiano di andare a danneggiare il prodotto, quindi attenzione alle goccioline d'acqua, ok?
e lo giriamo, cioè tranquilli, lo facciamo andare così. Deve cuocere perché si devono legare bene i grassi, perché si deve pastorizzare anche la parte del latte che stiamo utilizzando. E una volta che poi abbiamo fatto questo, la prendiamo e la travasiamo direttamente, così la facciamo raffreddare un attimino. E però quando la andiamo a travasare deve essere comunque ancora abbastanza calda, ma dopo lo vediamo, dai. E poi una cosa importante anche questo serve, perché sicuramente voi col frullatore di casa noterete che in questo momento qualche piccolo grumino di zucchero, perché lo zucchero di canna fa un po' fatica a diventare proprio farinoso. Allora che cosa succede? Che con la cottura ovviamente verrà invece sciolto, e quindi anche per avere questo prodotto bello vellutato. Va bene, dai, andiamo avanti. Perfetto, guardate, ha raggiunto la densità che deve avere. Non deve raggiungere adesso perché è calda, perché poi la parte del cioccolato, del burro di cacao che c'è all'interno tenderà ad addensarla. Se la cucinate troppo, oltre i 20 minuti, adesso risulterà liquida, però dopo che cosa succede? Succede che domani si sarà addensata, quindi non sarà così bella spalmabile come la Nutella, ok? Quindi guardate, ha iniziato praticamente a disegnare, questo è il punto in cui noi basta, spegniamo il fuoco e la lasciamo riposare. Adesso la metto di qua, la lasciamo riposare per 20 minuti, poi dopo la andiamo a invasare direttamente, che deve essere, non deve essere bollente, perché adesso siamo sui circa 75-80 gradi, dobbiamo invasarla quando avrà raggiunto la temperatura di circa 40 gradi, ci vorrà circa 15-20 minuti. Guardate che meraviglia! Allora adesso la chiudiamo, lei è ancora calda, quindi in questo momento che cosa succede? Il calore che c'è all'interno, siamo sui 45-50 gradi, non fa in modo che si rompa il vaso, ma crea automaticamente il sottovuoto. Quindi questa la prendo e la vado a conservare. Guardate che meraviglia! Abbiamo anche fatto Nutella di Stefano, questo non l'ho fatto io, ma l'hanno fatto, però è stato carino. Vabbè, allora, dato che la prova dell'assaggio non posso farla, sì che la posso fare, c'ho da pulire tutta sto pentolino, e che faccio non l'assaggio? Tanto il sapore di adesso è più o meno il sapore di domani. Domani quando è bella depositata, domani mattina gli bel tiro una bella, anzi domani mattina facciamo, vi faccio vedere come è venuta fuori, dai, ok, mentre faccio colazione. Per intanto vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché comunque per me è molto importante, di condividere questo video con i vostri amici, non fate i fighi tenendovelo per voi questo video, condividi! Dai, spero che vi sia piaciuto, baci e abbracci, alla prossima video ricetta, ci vediamo domani mattina, per voi sarà adesso, quando sarà tutto bello con i capelli pettinatissimi, per andare a provarla su delle fette biscottate. Nutella. La mia la vuoi provare, perché qui tengo che limpiare la olita. Olita, è ricchissima, è verdad, ricca, che buona. Pro mañana, la más rica, la... disculpe, mensaje de servicio, espectacular, tienes que probarla. Okay.